torniamo a occuparci delle vicende che riguardano il Quirinale all'indomani del primo giorno di votazione. E allora ci colleghiamo con il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Com'è andata la giornata di ieri, se la dovesse raccontare un po' dall'interno? Ieri molte, ovviamente, dialoghi con i colleghi sia del movimento che anche di altre formazioni, perché ovviamente eravamo tutti in transatlantico, quindi le occasioni anche di parlare, di scambiarci opinioni dal vivo, purtroppo con questa situazione della pandemia dove si cerca chiaramente di limitare anche la vita sociale, insomma. Chiaramente ieri era un'occasione anche per vedere tante persone e scambiarci delle opinioni, quindi questo, così la definirei, ecco. Certo. Senta Ricciardi, ma voi un piano già chiuso, definito dopo gli incontri di ieri, lo avete oppure è ancora oggetto di trattative? Guardi, il piano definito e già chiuso non ce l'ha nessuno. No, un nome, dico, un nome su cui siete convinti. Chiaramente sì, ci sono dei nomi che ovviamente in questo momento ogni leader cerca di sondare con le altre forze politiche se possono essere dei nomi che abbiano una strada percorribile, quindi siamo nella fase in cui si cerca ovviamente di trovare un accordo su dei nomi, quindi noi abbiamo le nostre proposte che stiamo portando avanti con il Partito Democratico e con Liberi Uguali, e questo credo sia, secondo me, un dato molto importante. A proposito, Ricciardi, invece di quella rosa di nomi paventata, annunciata dal leader della Lega Matteo Salvini, insomma, voi avete veti, mettete veti su nomi di centrodestra, oppure insomma dovessero convincervi, poi li saprete i nomi paventati dal centrodestra dopo gli incontri di ieri, è possibile un voto a un candidato avanzato da loro? Nessun veto, perché noi riteniamo che se una persona proposta è di alto profilo istituzionale, veramente di alto profilo istituzionale, non inciderà nel suo mandato la provenienza politica. Questo lo esclude a priori. Una persona che ha un alto senso delle istituzioni non sarà importante la targa politica, diciamo. Quindi noi non escludiamo nessuno se appunto c'è questa condizione, che ovviamente è imprescindibile. Tipo la Presidente del Senato Casellati potrebbe convincerla? Ora non è questa la sede per dire un no, sì, insomma. No, allora Salvini, Letta, Conte che si incontrano, che parlano, che dialogano, ma si è parlato ieri anche di un Conte Draghi, ovviamente notizia né confermata né smentita in modo particolare e in modo evidente, però le chiediamo come si sta muovendo il capo politico vostro, Conte. Ma il Presidente Conte sta ovviamente interloquendo con tutti e lo sta facendo probabilmente in maniera diciamo atipica, perché non ambisce a diventare il kingmaker come si usa a dire in questo periodo. Conte sta cercando il profilo migliore per questo paese, al di là del fatto che poi dopo lui possa metterci il cappello in cima, insomma. Secondo me uno dei motivi per cui Conte comunque ha ancora tanto consenso nel paese è proprio perché gli si riconosce un profilo diverso dagli altri politici, che invece insomma cercano comunque in questa storia di proporre nomi e mettere cappello su chi sarà poi Presidente della Repubblica. Ecco, Conte senza dubbio ha molto consenso nel paese. All'interno del Movimento 5 Stelle però alcuni avanzano dei dubbi, nel senso che il quotidiano Domani per esempio riportava un'indiscrezione ieri secondo cui Conte sarebbe andato a monitorare il tempo di permanenza nelle cabine dei grandi elettori del Movimento 5 Stelle per capire insomma se qualcuno effettivamente non votava scheda bianca. Ora, c'è il rischio secondo lei concreto che all'interno del Movimento ci siano dei franchi tiratori? Questo rischio c'è all'interno di tutti i partiti e di tutti i movimenti, quindi non è il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, guardi, a ogni votazione importante
si è detto il Movimento 5 Stelle avrà, si spaccherà, eccetera, eccetera. Poi alla fine siamo sempre stati il gruppo che ha votato nella maniera più compatta possibile. Quindi c'è il pericolo, come c'è in ogni votazione a urna, a votazione segreta, nel pericolo dell'urna, ma come c'è per il Movimento, c'è per il PD, c'è per la Lega, per Forza Italia e Fratelli d'Italia, insomma, c'è per tutti questo rischio. Ma Ricciardi, si dice molto, soprattutto in questo periodo, insomma, molti del Movimento 5 Stelle hanno paura che si vada alle urne, che si torni a votare, perché temono che non ci sia più posto per loro in Parlamento. Lo infastidisce sentire queste parole? Ma mi infastidisce da chi fa analisi politiche, non considerando che il Movimento 5 Stelle e tutti i suoi deputati e senatori sono stati i primi a fare una battaglia per tagliare il numero dei parlamentari. Quindi non capisco come un movimento così attaccato alla poltrona da parlamentare è il primo che taglia, che mette questa riforma come condizione del primo governo con la Lega, condizione del secondo governo col PD, e ci fa una battaglia referendaria. Insomma, è contraddittorio quantomeno, no? Il pensare queste due cose. Questo pensiero. Senta, secondo lei, da osservatore interno, a questo punto, fino a che giorno non avremo un nome? Insomma, andate avanti a votare scheda bianca. Io credo che, vabbè, ma è un po' banale dire, insomma, però credo che arriveremo, insomma, tra venerdì e sabato. Ecco, poi ovviamente se si riesce a trovare un accordo che unisca, perché questo è importante, che le forze di maggioranza dell'attuale governo votino un Presidente della Repubblica in maniera condivisa, questo è importante politicamente. Quindi è chiaro che se avviene questo accordo può avvenire anche oggi, ma non mi sembra che siamo proprio al traguardo. Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.